There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well. Buongiorno ragazzi e benvenuti in un nuovo family vlog. Finisco di sistemare Jasmine, che è già vestita, e poi oggi pomeriggio Noemi anche il pon. Un giro di spese varie, tra cui sto cercando dei contenitori per le bambine, per il mare, e sto cercando un po' più che è arrivato Asos. Ah, te chi abbi? Ok, e allora raga, dopo vi faccio vedere quello che trovo, se no sicuramente da Tiger. Io trovavo dei contenitori stupendi. Qua ragazzi, appena tornate, io sto morendo da caldo, ho fatto uno spesone pazzesco. Adesso sistemiamo tutto, e mio marito però sta veramente grondolando. È arrivata l'estate e nulla. Ora faccio vestire Noemi. È arrivato il suo ordine di Shein bambini, e praticamente vuole mettere a tutti i costi quella maglia, che io non metterei con il caldo che fa, però la vuole mettere. E praticamente un top crop, però ha dei guanti. Adesso ve la faccio vedere com'è, carinissima, e quindi la faccio preparare anche lei dal pon, che sono gli ultimi giorni, quindi mi sa che la scuola, tutta la classe forse si ritirerà un po' prima, e quindi ovviamente la ritiro anch'io, vediamo un pochettino, e poi organizziamo le nostre giornate da bis mamma senza scuola. In questo svuota la spesa non poteva mancare l'anguria, ragazze, fa un caldo pazzesco. Ho preso un po' di cose, paste, piramide di estate, detenato per Noemi a scuola, latte, come se non ci fosse un domani, e altre cose di affettato, merendine fresche. Nel frattempo sulla tavola stavo preparando, qui stiamo preparando il riso di insalata, vabbè, comunque dettagli. E ho preso veramente una spesina fresca estiva con tante bibite, c'è anche quel balsamo della L'Oreal che vi devo parlare, quello là, il Vive Viola, ve ne parlerò appena lo finisco, e poi vi ripeto, gelati ed affettati vari. Questo outfit non ci convince e lo cambia. Guardate ragazze, guardate qua che outfit, la mia bella signorina. Vedete, pantalone di H&M, vedete, a un lato è di H&M, un lato è chiaro, un lato è scuro. E poi questo toppettino, no, no, lo puoi mettere 100-100. Dove l'abbiamo preso questo toppettino? Fai vedere. E ma girati se non ti vedono. Su Shein. È bellissimo, è un top crop, pancia fuori. Poi gli occhiali, l'abbiamo preso anche quelli da H&M, e questo è l'outfit, raga. Madò, com'è bello, gira lungo come ti piace a te, per stare in casa. Vestaglia lungo simile, ma bello, voglio pure i marocci, la faccio vedere. Hermione, Harry Potter, Ron. Che poi Hermione è tale qua da te, ha pure il tuo stesso taglio qua. Faccio vedere, questo è il pantalone, vedete, tutto, c'è sempre Hermione, i tre amici, i due amici di Harry Potter. E dimmi tutti i nomi. Hermione e... Madonna, come si chiama? Ron e Harry Potter, ok. Cioè, io non me lo sono appena visto il film, cioè io me lo sto ripetendo conseguitamente. Ok, colleghi? Colleghi al cervello? Adesso però, raga, vi devo dire una cosa importante, perché finalmente ci siamo decisi, vogliamo acquistare una macchina nuova, quindi però per me è un attimino differente la cosa. Adesso vado un attimo dentro, mi vado a rinfrescare, mi cambio e vi spiego perché è differente, perché ovviamente avendo la carrozzina non è che puoi scegliere, la scelta dell'auto è un tantino diversa. Anzi, dovremo anche prendere una macchina familiare big per noi prossimamente, ovviamente attrezzata
per la sedia a rotelle, perché adesso ho un'auto tra virgolette normale, quindi ci dobbiamo attrezzare anche perché ormai tra sedie a rotelle, passeggini e bagagli vari, in una macchina normale non ci entriamo più se dobbiamo fare dei viaggi un po' più lunghi. Già ad esempio quando scendiamo, passeggino abbiamo preso uno che diventa tipo trolley, ve lo faccio vedere. Eccolo qua, vedete, diventa un trolley. Questo lo mettiamo dietro perché il cofano è già pieno con la mia carrozzina. Quindi se dietro il cofano c'è sedia a rotelle non ci vanno bagagli e passeggini. La macchina Big Family, quindi una macchina grande per la famiglia, la stiamo aspettando e quindi nel frattempo che aspettiamo, ci arrangiamo come meglio possiamo e quindi poi vi faccio vedere voi anche la macchina quando arriverà. Non ci perdiamo in chiacchiere. Ragazzi, adesso andiamo a fare le frittelle con i fiori di zucca. Sono troppo 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 buone. Vi faccio vedere passo passo. L'acqua che però vedete adesso nel recipiente, in realtà ho già fatto sciogliere un po' di lievito di birra all'interno, quindi non lo vedrete, ma ve lo anticipo che c'è. E andiamola a farle insieme perché è una ricetta facile, golosa e molto molto buona. Sometimes, and I can't seem to find a light between the walls I built for myself right in my mind. And then you came over and you showed me love that I never had seen before. And now, when I got you, it's all gonna be alright. Thinking about all the things we did tonight, what a time to be alive, just you and I. Just you and I. Ragazzi, poi mi sono dimenticata di dirvelo che la lavatrice non perde più acqua, infatti era il tubo che era di scarico che era attappato, praticamente la casa era sfitta da tanto tempo e quindi non lo so, il tubo di scarico aveva bisogno di una ripulita e con la sonda e con l'acido apposta per osturare i tubi, l'abbiamo osturata, quindi la lavatrice funziona ed è bellissima. Adesso devo solamente provare come funziona l'asciugatrice e quindi la proverò e ho visto anche delle palline che si mettono all'interno, le vende l'MD, serve per far profumare e per aiutare lo stiro ancora di più, quindi non vedo l'ora, andrò a prendere anche queste all'MD prossimamente. E poi la proviamo insieme. Nell'attesa che prendiamo la piscina nuova, perché quella dell'anno scorso si è rotta, c'è la bagnarola, ragazze. Piscina Batti nella bagnarola. Voi l'avete mangiata? Allora, ragazze, avevo delle banane che si erano troppo ammaturate, troppo, troppo ammaturate, ma come parlo? Erano troppo mature e quindi ok, facciamo un bel frullato che fa bene a piccoli e grandi. Ci mettiamo il latte alla fine, quando abbiamo frullato bene, mettiamo un mezzo limone, si spreme così non si fa nera la banana. Ecco qua, ragazzi, vedete con il latte. Adesso mettiamo un po' di zucchero perché in verità, se non mettevo il limone non lo mettevo proprio lo zucchero, però visto che è tanto, poi lo andiamo a mettere in jar, bottiglia, perché così non si annerisce e lo possiamo consumare entro la giornata. Quindi un po' di limone, mi sa che sono poco, perché tanto, raga, abbiamo fatto veramente tanto tanto tanto. Ecco qua, basta così.
quindi spremete un po', mezzo limone, non proprio mezzo mezzo intero, ma un bel po'. Giriamo, facciamo mescolare il limone, lo zucchero e tutto, ragazzi, poi potete appunto metterlo nella bottiglia, potete metterlo dove volete, noi lo mettiamo in questo shake, ma si può travasare anche nella bottiglia d'acqua vuota, ok? E tutta la giornata avete appunto un frullato favoloso, poi se ci aggiungete la panna, quella gelato, avete un frappè che è ancora più di corporatura, più densa, più buona. Ragazzi, qui c'è stato un vero e proprio bagnarola party. Io così vi saluto e spero che questo video vi abbia tenuto compagnia. Mi raccomando, sosteneteci sempre con i vostri like, i vostri commenti. Noi li leggiamo sempre tutti alla sera, tutti insieme. Io vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo vlog. Ciao ragazze!